in un tempo molto molto lontano, c'era un posto che ora verrebbe considerato completamente fuori dal mondo, dove seguire la moda del momento non voleva dire possedere l'ultimo modello di cellulare, ma semplicemente stare assieme. Si trovavano tutti nella grande piazza del centro. I piccoli giocavano con la palla, i grandi invece si raccontavano la loro vita in diretta, senza averla già da qualche altra parte letta. E prima di tornare a casa c'era una tappa obbligata, la bottega di Missou, la cioccolataia del paese. I bambini spingevano i genitori lì quasi a forza, perché sapevano che per loro c'era sempre una sorpresa pronta. Entravano, chiudevano gli occhi e si ritrovavano tra le mani cioccolatini di ogni forma, albero, fiore, eppure nuvola gonfia di pioggia. La fantasia di Missou era sconfinata. Quindi dicevano in coro, grazie nonna. E lei faceva finta di arrabbiarsi rispondendo, beh, mica sono così vecchia. E nel loro sorriso c'era la sua ricompensa. Poi, quando anche l'ultimo bimbo usciva dalla porta, lei, contenta ma esausta, si sedeva davanti a una finestra e lasciava entrare un'abitudinaria brezza di tristezza per quel figlio tanto voluto, ma non ancora arrivato. Ci provavano da anni lei e il marito, un uomo di pochissime parole, ma buono come il pane. Ma niente, quasi fosse una maledizione, quasi non fosse destino poter dare il nome che avevano già scelto, in onore a quel piccolo che se n'era andato troppo presto, alla più grande di tutte le gioie del mondo. Ma lei mai si diede per vinta. Sapeva che dietro ogni sogno che si realizza, c'è sempre una persona che dopo averle provate tutte, ancora non molla. E ogni notte, prima di andare a dormire, quando il silenzio dei suoi pensieri copriva il rumore dei suoi desideri, prendeva la mano del marito, se la portava sul cuore e chiedeva un dono a chi abitava lassù, nel giardino di nuvole, dove dorme il sole. Ma più passava il tempo, più sembrava che nessuno la volesse ascoltare e la speranza lentamente sfumava nella rassegnazione. Finché una mattina si svegliò cambiata, stranita. Non le servì nessuna certezza, lo sapeva e basta. Aveva addosso quella strana sensazione di abbondante felicità che può capire solo una mamma. Si alzò di fretta, scrisse quel famoso nome su un pezzo di carta, poi ritagliò ogni singola lettera e le chiuse dentro un pezzo di cioccolato che per l'occasione modellò come se fosse una pancia un po' arrotondata. Mise tutto vicino a suo marito, che ancora dormiva, ignaro della bella notizia. Quando si svegliò, trovò lei che se ne stava zitta zitta e vicino a lui questa forma di cioccolato strana. Sembrava un uovo. Lui la guardò e lei gli prese la mano e se la portò come sempre sul cuore. Lui non capiva. Scosse un po' quello strano uovo per vedere se era pieno e sentì che all'interno c'era qualcosa. Lo aprì in due e trovò dentro dei piccoli foglietti. Continuava a non capire. Lei allora con la sua mano toccò il suo cuore. Lui si mise a giocare con le lettere finché E-M-A-N-U-E non finì nemmeno quello che aveva iniziato a dire. Ad un tratto capì e guardandola dritto negli occhi aggiunse solo un O. Uno che sapeva di gioia, di soddisfazione, di lacrime dolci che sciolsero tutte le paure e di quel brivido unico che solo un padre può capire. Lei gli prese la mano e gli fece accarezzare il frutto del loro amore. 9 mesi dopo nacque Emanuele. E da allora un po' di lui rinasce ogni volta che un bambino esclama un O di stupore quando apre l'uovo e grazie a una piccola sorpresa impara a sognare. Oppure quando un adulto montandola e rimontandola si ricorda di saperlo ancora fare.